Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. La Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo sulla morte di Christian Lombardozzi, lo studente di 17 anni dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso, morto in classe dopo essere caduto da una sedia. Nell'aula del ragazzo ci sarebbero due sedie fuori norma in plastica e proprio su una di queste era seduto il ragazzo. Dondolandosi, Christian avrebbe provocato la deformazione della sedia e sarebbe caduto battendo poi la testa. Dalle testimonianze rese dai compagni di classe è emerso che pochi giorni fa il ragazzo era stato protagonista di una caduta analoga. Un ordine del giorno che impegna il sindaco. Il magistrato Aura Scarsella ha disposto l'autopsia sul corpo dello studente e l'aula è stata sigillata e posta sotto sequestro fino al termine dei rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di L'Aquila. Intanto questa mattina il procuratore capo di Sulmona Giuseppe Bellelli e il PM Aura Scarsella si sono recati a Roccaraso per effettuare un sopralluogo nell'aula dell'istituto alberghiero. E si è svolto ieri pomeriggio a Pescara il Consiglio Comunale Straordinario che ha discusso del caso Ryanair, la compagnia di volo low cost irlandese che ha annunciato di voler lasciare l'aeroporto di Pescara a fine ottobre prossimo. Il Consiglio ha votato un ordine del giorno che impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso Regione e Governo nazionale. Alfredo Primante. Un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a portare avanti tutte le misure necessarie presso regione, saga, governo e Parlamento al fine di scongiurare l'addio di Ryanair all'aeroporto d'Abruzzo. È quanto votato al termine del Consiglio Comunale Straordinario di Pescara, incentrato sull'allarme scaturito a seguito dell'annuncio della compagnia di volo low cost irlandese di voler lasciare lo scalo di Pescara a causa dell'aumento delle tasse aeroportuali deciso dal governo nazionale. Da quando Ryanair opera sull'aeroporto internazionale d'Abruzzo, era il 2001, a Pescara si è passati da 150.000 a 600.000 passeggeri all'anno, dati che testimoniano la crescita dello scalo aeroportuale e regionale, ma anche quanto si sia puntato sui collegamenti assicurati dal vettore irlandese, che oggi mette sul piatto della bilancia il suo peso contrattuale. Infatti, se Ryanair dovesse andar via a fine ottobre 2016, a rischio ci sarebbe la sopravvivenza dell'intero aeroporto abruzzese. Per questo si sta lavorando, dice Camillo D'Alessandro, delegato ai trasporti della Regione Abruzzo, per trovare una mediazione e possibili soluzioni. C'è una spiraglio davanti a noi, secondo me è solo un problema di tempi. Da un lato abbiamo ancora possibilità di contribuire pubblicamente, ma non per l'intero ammontare dell'esigenza finanziaria. Circa per 2 milioni e mezzo non è considerato aiuto di Stato. C'è poi un'altra parte che devono mettere i privati. Già lunedì ci sarà una riunione con tutti gli operatori privati, in particolare quelli turistici che hanno il primo e primario interesse alla presenza della saga, che sono organizzate attraverso le DMC, ne raccolgono già 4.000, con loro stiamo ragionando su come fare affinché loro contribuiscano per la parte restante. Il centrodestra ha puntato il dito contro il governo Renzi, reo di aver alzato le tasse condannando a morte i piccoli aeroporti. Il contesto delle regole degli aiuti alle compagnie low cost però è cambiato nel corso dei 15 anni. Occorre ripensare il rapporto con Ryanair. La Ryanair ha detto tu pagare e io volare, quindi bisogna organizzare i bandi di gare per stabilire delle rotte, si può trattare con Ryanair per mantenere la compagnia aerea qui sul posto, sulla base di Pescara. Un dragaggio dai contorni fumosi e senza chiarezza sui tempi di intervento. Questa è la denuncia avanzata da Forza Italia ad Ortona nel corso di una conferenza stampa dove sono stati spiegati tutti i dettagli della questione sollevata. Francesca Romanatesti. Dragaggio di Ortona tra perplessità e fumosità di programmazione. Il centrodestra presenta i dubbi e le incongruenze di un'opera che ad oggi non chiarisce molti come, molti dove, molti quando. Il porto di Ortona è il porto industriale della regione Abruzzo, diciamo è lo sfogo naturale di due importanti zone altamente industrializzate, ma io credo che però sia su Ortona sia su Pescara il voler insistere senza fare alcuni passaggi
pedagogici che sono obbligatori, quelli del VIA e quelli che danno la possibilità di capire bene gli interventi e le progettuali degli interventi, si stia solamente perdendo tempo e magari facendo danno. Noi l'abbiamo detto oramai 8 mesi fa che su Ortona avevamo tutta una serie di dubbi e i dubbi man mano vengono fuori. La stessa cosa sta succedendo a Pescara, dove mi sembra che l'inquinamento rispetto anche al dragaggio che si sta facendo stia portando delle grandi conseguenze. A preoccupare da un lato la sovrapposizione di due progetti, dei quali uno sbucato secondo il centrodestra dal nulla, dall'altro la difficoltà di reperimento di informazioni dettagliate e condivise e infine la tempistica di realizzazione che attualmente vede tutto fermo, né annuncia data o durata. Alle perplessità che questa mattina dobbiamo tecnicamente elencare, addirittura scopriamo che c'è un secondo progetto che va a sovrapporsi a quello del primo. Io voglio dire, sarebbe una comica se non fosse una tragedia. Qui rischiamo di perdere il finanziamento ed è un grave danno per la città di Ortona. Ho proposto un'interrogazione perché non ci sono notizie precise. Io ho appreso dalla stampa che le opere portuali abbiano fatto un progetto di escavazione dell'importo di 500.000 euro che va a sovrapporsi a quello dei 9,5 milioni. Insomma, è sicuramente un argomento da chiarire. Insomma. E sul progetto della città metropolitana della nuova Pescara i radicali sono tornati questa mattina a chiedere al presidente della regione Luciano D'Alfonso di non rallentare l'iter legislativo. Paolo Renzetti. Di Carlo, sulla nuova Pescara voi andate avanti, avete definito il governatore della regione D'Alfonso un prestigiatore, perché? Noi siamo sulla nuova Pescara, siamo partiti nel 2014, andiamo avanti e andremo avanti fino a che non otterremo il risultato. D'Alfonso fa il prestigiatore perché nasconde con una sorta di gioco delle tre carte politico l'unica proposta valida in campo, che è quella del consigliere Mercante, affiancandogli due proposte invece presentate da lui a sorpresa, posto che invece fino a novembre si era detto favorevole a migliorare il testo Mercante. Quindi dicevo, affiancando queste due proposte a sorpresa, uscite la settimana scorsa dal cilindro del cappello di D'Alfonso, che invece sono piene di insidie e che sicuramente non porterebbero alla nascita del nuovo comune. Ci sono però delle resistenze che arrivano per quanto riguarda la nascita della nuova Pescara. Lei consideri che i comuni interessati si sono espressi tutti quanti per il sì. Adesso che qualche politico locale magari tema che dalla riduzione del 50% delle poltrone possa derivare una perdita di potere o addirittura una perdita di incarico, non la definirei una resistenza ma un banale e perfino volgare tentativo di opporsi a quella che è la volontà che gli elettori hanno determinato. C'è stato appunto questo referendum che ha detto che il 70% quasi dei cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore è favorevole alla nascita di questa grande città. Vede, non lo ha detto solo la totalità degli elettori ma anche nei singoli comuni, cioè la maggioranza dei comuni, degli elettori del comune di Spoltore si è espressa per il sì con un grande quorum tra l'altro, quindi che adesso il sindaco del comune di Spoltore rappresenti il suo personale no, al di là di una considerazione personale, ripeto, mi pare che privi di qualsiasi contenuto politico la sua posizione. Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato oggi, ha incontrato all'Aurum di Pescara cittadini ed elettori per presentare appunto il progetto politico che vede la nascita di un nuovo movimento di sinistra a livello nazionale. Vediamo. Si parla della Costituzione di Sinistra Italiana. SEL oggi a Pescara incontra i cittadini anche per spiegare questo nuovo modello di politica che sta nascendo. Vogliamo mettere insieme le forze attualmente disperse, disunite dell'arcipelago della sinistra politica e sociale del nostro paese. L'Italia ha bisogno di un partito di sinistra radicato nel popolo, che abbia una dimensione culturale di governo, che sappia intercettare la domanda di giustizia sociale, perché in questo paese, come del resto nel mondo, c'è un problema gigantesco che si chiama ingiustizia sociale. E quindi è necessario che si rialzi la testa, che si sviluppi una politica nel nostro paese ispirata a criteri di equità, non più austerità ma solidarietà. Ecco, la sinistra deve rappresentare questo bisogno di giustizia sociale. Crisi che non ha risparmiato in questi anni anche l'Abruzzo.
Certamente, in Abruzzo abbiamo centinaia di aziende industriali in crisi, c'è stata una diminuzione di quasi un quarto del prodotto interno lordo derivante dal sistema produttivo. E sono molte purtroppo le aree sociali che reclamano un intervento ispirato appunto a criteri di equità, basti pensare ai disabili, agli anziani non autosufficienti, a quelle persone che esprimono purtroppo una vulnerabilità sociale molto significativa. Ecco, c'è bisogno di un partito che sia in grado di rispondere a queste esigenze. E lasciamo la politica all'Aquila, proseguono gli appuntamenti alla casetta che non c'è di Pagliare di Sassa, questa volta il capitano dei Carabinieri ha parlato di metodi antitruffa, ascoltiamo. Le buone pratiche da adottare per preservarsi dal rischio di truffe ed evitare di cadere nelle mani dei malviventi è stato il tema dell'incontro del carabiniere tra la gente. L'Arma ha infatti partecipato con i suoi massimi esponenti all'incontro organizzato alla casetta che non c'è di Pagliare di Sassa. Tra la gente, per la gente. I carabinieri con questo gesto si confermano di incarnare lo spirito dello Stato, della sicurezza e della solidarietà cittadina, ancora viva nel terzo millennio grazie a queste iniziative. Io ringrazio tutta l'associazione che ha voluto organizzare questo incontro, che per noi è un'opportunità per dare degli utili consigli alla cittadinanza, di cui ci sentiamo assolutamente una parte integrante, una parte importante ed integrante della stessa. Ciò al fine di poter consentire delle valide difese a chi effettivamente ha una posizione di debolezza rispetto ad altri. Abbiamo appunto parlato di diverse figure di reato, ma soprattutto abbiamo posto l'accento su quello che è appunto il reato che ultimamente sta dando più fastidio a livello nazionale, che è quello appunto delle truffe agli anziani. La nostra vicinanza, la nostra prossimità alla cittadinanza è finalizzata ad assicurare sicurezza, una sicurezza partecipata di cui appunto il cittadino fa parte con le sue segnalazioni. E restiamo all'Aquila, dove il Comitato ci riprova, sarà presentata nuovamente infatti la richiesta all'UNESCO per l'attribuzione alla perdonanza del titolo di patrimonio immateriale dell'umanità. Germania Dorazio. La perdonanza ci riprova. Sarà così ripresentata la candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sarà presentato un nuovo documento basato ancora una volta sul valore della solidarietà sociale dei popoli che la perdonanza rappresenta. Nel documento si spiegheranno meglio anche gli altri dettagli e gli altri valori incarnati dalla perdonanza celestiniana. A supportare il progetto il professor Francesco Sabatini, il presidente emerito dell'Accademia della Crusca, da sempre vicino all'Aquila e alle sue tradizioni. Per presentare di nuovo la candidatura, il Comitato si è appellato a tutte le istituzioni italiane, a partire dal Presidente della Repubblica. La candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO è infatti una questione nazionale. Tengo conto di quelli che sono stati i pretesti, perché tali bisogna considerarli per fermare all'ultimo momento nella prima operazione. E quindi tecnicamente i documenti, gli approfondimenti, di nuovo le adesioni delle istituzioni anche estere. A livello della responsabilità politica abbiamo fatto pervenire i tre ministeri, che poi sono quelli che devono decidere all'unanimità questa candidatura, cioè beni culturali, Ministero degli Esteri e Ministero dell'Agricoltura, che è entrato in queste decisioni da qualche anno, che c'era stato certamente un equivoco, un'incomprensione, una disattenzione meglio verso il valore di questo patrimonio che aveva ricevuto il consenso di molti rappresentanti esteri, anche di paesi di diversa fede religiosa, quindi non c'è nessun intralcio di quel tipo. E ora ci prepariamo a fornire questa documentazione nuova
alla riunione del gruppo italiano che deve riproporla a Parigi e avverrà entro la fine di marzo questa ripresentazione. Il riconoscimento dell'area di crisi complessa Vibrata Tronto, deciso dal MISE nei giorni scorsi, è una vittoria per il sistema interregionale economico di Abruzzo e Marche. Il risultato è stato dedicato alla memoria di Ernino D'Agostino, l'ex presidente della provincia di Teramo, scomparso da poco e che per prima aveva creduto appunto nel progetto. Il servizio. Quella del Vibrata Tronto è la prima area di crisi complessa interregionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la richiesta, avanzata sia dalla Regione Abruzzo che dalla Regione Marche. In queste aree di crisi industriali complesse del sistema locale del lavoro, sulla base di accordi di programma, si convoglieranno le procedure più veloci e gli interventi dei fondi della Legge Nazionale 181, oltre ai finanziamenti derivanti da altre misure, ad esempio i FAS gestiti dalla Regione. Ora c'è l'applicazione di quanto la legge 181 contiene in termini di sostegno alle attività delle imprese, ma anche in termini di infrastrutture collegate al sostegno alle attività. In modo particolare noi lì abbiamo inserito il completamento della pedemontana. Poi ci sono i soldi che metterà la Regione con il nuovo FESR per le aree di crisi, 23 milioni di euro. Nel nuovo FESR, e poi ci sono altre possibilità che comprendono anche opportunità per il lavoro. Il risultato è stato dedicato all'ex presidente della provincia di Teramo, recentemente scomparso, Ernino D'Agostino, che per primo aveva creduto in questa possibilità. Quello dell'area di crisi complessa Vibrata Tronto è un risultato molto atteso soprattutto dal mondo imprenditoriale e sindacale, oltre che da quello istituzionale. Infatti alla conferenza stampa erano presenti i sindaci della Vibrata, il presidente dell'Unione della Vibrata Leandro Polpastrelli, il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone e il presidente della Camera di Commercio di Teramo Gian Domenico Di Sante. È un segnale importante che fa tornare la fiducia, e la fiducia è una componente direi decisiva in questo processo di cambiamento, di innovazione, in questa nuova stagione che dobbiamo promuovere perché la provincia di Teramo torni agli antichi splendori. E a Chieti l'amministrazione comunale ha presentato i nuovi mezzi a disposizione dei cittadini per il trasporto pubblico. Si tratta di mezzi a basso impatto inquinante, Euro 6, dotati degli ultimi ritrovati della tecnologia. Il valore supera i 500.000 euro. Tre nuovi mezzi dotati di tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia e dell'efficienza, monitor di viaggio con il percorso in tempo reale, annuncio audio delle fermate in italiano e in inglese, capienza e comfort per i passeggeri e soprattutto il rispetto dell'ambiente. Si tratta infatti di mezzi Euro 6. L'amministrazione comunale di Chieti presenta la novità introdotta dalla società La Panoramica. Oggi questa azienda offre appunto alla città un investimento di questi tre autobus che sono veramente un'eccellenza, e adesso spiegheranno tutti i fattori tecnici e gli accorgimenti che hanno. Spero che la città e i cittadini apprezzino questa evoluzione che va nell'ottica sempre del rispetto dell'ecologia, della riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda soprattutto il trasporto pubblico. Un investimento ingente, tre mezzi che si preannunciano come l'avvio di una nuova era in un momento storico che vede le città bloccate da livelli di smog fuori controllo e la garanzia di un'efficienza che oggi diventa come l'acqua nel deserto. Se riusciamo ad avere altri autobus dentro quest'anno e all'inizio dell'anno prossimo, metteremo il servizio, innanzitutto vorremmo mettere anche sui filobus questo sistema, in modo che, siccome il filobus è la linea 1, la linea diciamo cardine della città di Chieti, che collega Chieti Scalo con Chieti, e poi vorremmo soltanto acquistare altri autobus se ci sono i fondi. E cambiamo decisamente argomento. Per il secondo anno consecutivo la Fidas di Teramo ha organizzato un'iniziativa per le giovani coppie. Per San Valentino sono state invitate a donare il sangue insieme. Per la tradizionale festa degli innamorati, l'associazione Donatori Sangue di Teramo invita tutte le coppie a fare un gesto d'amore, effettuando una donazione di sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini. È il secondo anno che promuoviamo un'iniziativa per le giovani coppie, che se vengono in questo periodo insieme a donare,
ricevono un simpatico regalo, un segno così tangibile per la gratitudine che rivolgiamo soprattutto ai giovani fidanzati, ma anche meno giovani fidanzati, sposati, non è un problema. Perché? Perché insieme possono esprimere i propri sentimenti nei confronti del proprio compagno, della propria compagna, ma soprattutto nei confronti di chi ha bisogno. E il Collegio degli Infermieri risponde con entusiasmo alla chiamata della FIDAS, mettendo a disposizione anche i propri iscritti. La sensibilizzazione al giorno d'oggi è importantissima nei confronti della collettività e noi come collegio che abbiamo, diciamo, nel patto infermiere cittadino il nostro simbolo cardine, è giusto sempre più promuovere quelli che sono gli atti dovuti alla salvaguardia della salute collettiva e quindi benvengano queste iniziative sempre più spesso da dover comunque replicare. Abbiamo bisogno di iniziative come queste che veramente ci riempiono un po' di entusiasmo e ci rincuorano, perché noi cerchiamo di accrescere questa cultura della donazione del sangue, che poi è cultura della solidarietà, del senso civico, e soprattutto quando vediamo il centro trasfusionale pieno di giovani, e allora ci si riempie un po' il cuore, perché vuol dire che la società ancora risponde agli stimoli per crescere e migliorare. Il sangue è l'elemento cardine, no, del corpo umano, ed è per questo che ci troviamo sempre a fare i conti con la necessità di reperire comunque del sangue, perché serve per vari motivi, e quindi noi come professionisti infermieri ci troviamo a farne i conti, sì. E Poste Italiane ha concluso a Teramo, alla scuola Noi Lucidi, il progetto che ha inteso sensibilizzare i ragazzi al risparmio. Vediamo. Si è svolta a Teramo la tappa conclusiva del tour abruzzese del Il risparmio che fa scuola, progetto promosso da Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per sensibilizzare i ragazzi in modo divertente e creativo sulla cultura del risparmio e della sostenibilità. Capire l'importanza del denaro. E da lì poi abbiamo esteso l'argomento alle diverse forme di risparmio oltre quelle economiche. I bambini hanno riflettuto sul risparmio idrico, energetico, sul risparmio alimentare e sulla raccolta differenziata. Questa differenziazione delle diverse forme di risparmio ci ha portato poi a riflettere che mentre il risparmio economico era un risparmio di tipo personale, invece le altre forme sono un risparmio collettivo, che quindi hanno una ricaduta di benessere sulla collettività. Abbiamo realizzato degli alberi e la chioma è stata fatta con carta riciclata e abbiamo anche fatto delle mele con carta riciclata ottenuta da residui di mela. E abbiamo fatto questo tipo di lavoro. Poi i bambini hanno inventato delle domande, anche delle ipotetiche risposte fatte al papero risparmiatore per eccellenza, a zio Paperone. Cosa hai imparato tu da questo progetto? Ho imparato che si deve risparmiare e non si deve sprecare. Se hai una cosa vecchia o un giocattolo che non ti piace, lo puoi riciclare per qualcosa che ti serve. Ad esempio, qui hai fatto qualche lavoretto con questo progetto? Ho fatto un disegno che praticamente c'è un maiale con le ali, che è un salvatanaio, un angelo che mette una moneta da 2 euro. Ho fatto 2 monete che fanno un fumetto. Tutti gli alunni sono stati premiati da Poste Italiane con un gadget e per ogni classe è stato consegnato un pandanaio, il salvadanaio a forma del piccolo panda, protagonista del cartone animato. E 2 giorni di orientamento e workshop e laboratori per il liceo artistico musicale coreutico Missiconi di Pescara, che si è presentato ai ragazzi delle scuole elementari e medie nel corso di Restart, la manifestazione che si è tenuta nello spazio Matta. Servizio.
Due giorni di orientamento per il liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni di Pescara, due giorni all'insegna del riciclo. Professoressa Luigia Maggiore, vogliamo spiegare questa iniziativa del MATTA? Questa iniziativa si dà come tema quello del riciclo e sì, orientamento è un orientamento a lungo termine rivolto alla scuola elementare e media, di seconda e terza media. Ed è un appuntamento che noi abbiamo fissato già negli anni scorsi con le maestre e le professoresse, per cui un incontro che si ripete e che ci vede uscire di nuovo nella città insieme ad altre iniziative. Di cosa si tratta? Si tratta di mostra laboratorio, cioè noi non esponiamo i manufatti che abbiamo fatto nell'anno scolastico, ma abbiamo creato proprio questi lavori qui assieme ai nostri ragazzi, assieme ai bambini della scuola elementare e media. I materiali sono più svariati, parliamo di plastica, di buste, di barattole, di bottiglie, di tappi, di carta e di quant'altro. E i vari corsi del liceo artistico musicale attraverso questi materiali hanno riproposto un po' quelle che sono le loro caratteristiche, quindi vediamo il laboratorio di design, il laboratorio di pittorico, il laboratorio di plastica, il laboratorio multimediale, insomma è un'esperienza viva fatta al momento e dal vivo. Avete trasformato il MATTA in un laboratorio permanente per due giorni? Sì, sì, il MATTA è un laboratorio permanente, abbiamo i ragazzi del musicale che ci accompagnano con la loro musica mentre noi siamo qui a lavorare, è un momento di convivio e di creatività pura, veramente. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Un Eurogol nel recupero di Gianluca Lapadula ha evitato ieri sera al Pescara la seconda sconfitta interna della stagione al cospetto di un buon Vicenza. I biancazzurri non hanno giocato una grande gara, ma alla fine hanno comunque conquistato un punto importante. Il servizio. Un Pescara meno bello del solito pareggia all'Adriatico per 1-1 con un ottimo Vicenza, evitando allo scadere la seconda sconfitta interna della stagione, grazie al solito Lapadula che si inventa al 93esimo un Eurogol che regala al Delfino un pareggio sicuramente importante al cospetto di un Vicenza che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Recriminazioni in casa ospite per l'arbitraggio di Lapenna che nel finale non ha convinto in alcune sue decisioni. Si comincia in un clima di festa vera con il rinnovo del gemellaggio fra le due tifoserie. In campo ovviamente i giocatori delle due squadre non possono però fare sconti. Nel Pescara formazione della vigilia confermata con Torreira e Benali a centrocampo e con Verde trequartista a supporto delle due punte Lapadula e Mitriza. Nel Vicenza spazio ad Ebagua in attacco al posto di Rajcevic colpito da una indisponibilità poco prima della partita. Parte bene la formazione ospite al terzo e l'ex Ebagua a concludere debolmente in area davanti a Fiorillo. Pescara inizia a premere ma al 12esimo c'è un brivido con un tiro di poco alto di vita. Al 28esimo arriva l'occasione più ghiotta che capita ai piedi dell'ex pescarese Ebagua che parte in posizione regolare chiamando poi Fiorillo ad un miracolo in calcio d'angolo. Dalla parte opposta è al 29esimo Lapadula a non riuscire a trovare la zappata giusta. Nel Pescara si vede non poco Mitriza che prima al 31esimo mette alto e poi al 34esimo allarga troppo il compasso spedendo la sfera di poco al lato. Al 38esimo tocca anche a capitan Memushai che dai 20 metri mette il pallone di poco fuori misura. L'ultimo acuto del primo tempo è di marca ospite con un tiro di Galano che al 49esimo per poco non beffa Fiorillo dopo una deviazione fortuita della difesa biancazzurra. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo e dopo una fase equilibrata al 12esimo è Galano su punizione a chiamare ad una respinta difettosa il portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo. Galano ci riprova al 16esimo trovando ancora la risposta del portiere pescarese. Oddo vuole vincere, getta nella mischia Pasquato e Cocco al posto di Verde e Mitriza con la squadra veneta che però non arretra e che anzi trova al 28esimo il gol del vantaggio con Signori che dopo una respinta difettosa di Fiorillo mette in rete da due passi.
scende il gelo all'Adriatico con Fornasier che poi si infortuna e lascia il campo ad Acosta, ma le sorprese sono dietro l'angolo visto che al 39esimo la Padula cade in area con La Penna che concede il rigore ed estrae il rosso diretto per Sampirisi. Dal dischetto però Memusciai sbaglia mandando il pallone fuori fra l'esultanza dei giocatori vicentini, ma dietro l'angolo c'è sempre la Padula che al 93esimo si inventa il gol del pareggio che da solo vale il prezzo del biglietto e salva così il Pescara dalla sconfitta. Ora il pensiero va già alla gara di Cagliari. Ma sono contento perché la squadra non molla mai, non si può vincere sempre, non si può sempre giocare benissimo, ci sono partite in cui trovi delle difficoltà, però questa è una squadra che non molla mai e oggi c'è stata la dimostrazione, insomma andare sotto in una partita dove probabilmente non meritavi di andare sotto, che era equilibrata, poi vai sotto, sbagli il rigore, insomma avrebbe buttato giù un elefante, invece noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e siamo stati bravi a racciuffare questo pareggio. E poi domani vedremo se sarà un punto guadagnato o due punti persi. Sì, voi sapete che io non sono legato ai moduli, io cerco sempre di mettere i giocatori in condizioni migliori per esprimersi al meglio. Oggi giocavano Mitriz e Verde, in questo momento per caratteristiche loro ho pensato che sono più bravi, li avrei messi al loro agio giocando un po' più aperti e quindi io ho fatto questo, ma nulla di strano, cioè, insomma le ultime tre partite le abbiamo vinto con questo modulo alla fine, quindi siamo in grado di farlo, l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto in altre circostanze. Ed è scontro diretto contro il Modena oggi alle ore 15 per la Virtus Lanciano e per ulteriori news e magari le formazioni ci colleghiamo in diretta con Alessio Giancristofaro. Alessio, a te la linea. Sì, buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio da Lanciano, dallo stadio Guido Biondi. Le formazioni, come hai detto bene, ci sono, anche qualche novità per la verità. Io vado subito a leggerti la squadra ospite che è il Modena, oggi in un crocevia salvezza molto importante dunque contro la Virtus Lanciano. Il Modena schiera Manfredini tra i pali, poi in difesa 4 Aldrovandi, Gozzi, Bertoncini e Rubin, poi a metà campo Belingheri, Gorico e Crecco, tra l'altro Luca Crecco fino a un mese fa giocava con la Virtus Lanciano, Camarà, Granoce e Luppi. Questa è la squadra schierata da Hernan Crespo, a cui è opposta la Virtus Lanciano che riconferma 10 undicesimi della vittoriosa trasferta veneta contro il Vicenza di 7 giorni fa. Dunque Cragno tra i pali, Aquilanti, Regione, Amenta e Salviato in difesa. Dunque Salviato rientra e viene preferito a Boldor. Poi Vitale, Rocca, Vastola e Di Francesco, Marilungo e Ferrari si occuperanno di dar fastidio alla retroguardia modenese. Fischia, Chiffi di Padova, assistenti Santoro e Opromolla. Ci sono circa 13 gradi qui a Lanciano. Il sole, c'è un discreto afflusso di pubblico, grande atteso della giornata, almeno perché lo ha annunciato a destra e manca colui che potrebbe rilevare la società rossonera, e stiamo parlando di Stefano Bisogno, imprenditore campano, accompagnato dal direttore sportivo di lungo corso Galigani. Dovrebbe essere lui il grande atteso, almeno lo ha detto, anche la sua presenza oggi qui al Biondi potrebbe in qualche modo chiarire degli scenari che ad oggi appaiono piuttosto nebulosi. Però c'è da vincere questa sfida determinante per la Virtus, in caso di vittoria aggancerebbe proprio la squadra di Hernan Crespo. Io per il momento ho concluso, ti restituisco la linea, poi fra una trentina di minuti ci sentiremo per la cronaca impresa diretta dal Guido Biondi. A te Elisa. Bene, grazie Alessio e buon lavoro. Scendiamo in Lega Pro. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, il Teramo è tornato a concentrarsi sul campionato. Domani alle 17.30 arriva al Bonolis il tutto cuoio dell'ex Calvano, reduce da un trend negativo. Ascoltiamo ora nel servizio l'allenatore Vincenzo Vivarini. È chiaro che da parte mia posso dire che noi stiamo, voglio dire, dall'inizio di quest'anno passando diversi problemi per questo fatto qua, e quindi
è una cosa che ci pesa anche sul campo, perché va a condizionare la classifica, va a condizionare il lavoro, va a condizionare il parere delle persone, perché nel momento in cui sei in zona retrocessione, insomma, la cosa non è semplice. Però io ci spero perché credo tantissimo nella giustizia. Io la settimana scorsa ho chiesto, ho fatto un discorso che era importante per dare più convinzione alla squadra, e secondo me dobbiamo proprio aumentare questo aspetto qui, perché secondo me a Savona è mancata proprio quella convinzione, quella cattiveria, quella rabbia di volerlo il risultato. Tutto Cuoio è una squadra che mi ha fatto molto bene all'inizio, e in questo momento qui sono 5 partite che ha fatto un punto, quindi Insidie sta proprio sul fatto che avranno proprio una cattiveria e una rabbia per cercare di ottenere il risultato. Noi da parte nostra però dobbiamo avere questa cattiveria e rabbia, perché noi dobbiamo assolutamente far risultato, quindi sarà una partita da affrontare con grande umiltà, grande applicazione, e dobbiamo cercare di far risultato. In questo momento qui dall'inizio è chiaro che partirà sicuramente forte Petrella, però gli altri due sono in grande considerazione, perché mi devono dare dei segnali importanti, mi devono risolvere qualche partita, insomma, perché non è che poi gli attaccanti hanno bisogno di fiducia, però bisogna che diano anche dei segnali importanti. E si sta giocando da poco più di mezz'ora la partita tra l'Aquila e la capolista SPAL allo stadio Fattori. Ci colleghiamo in diretta con Daniela Rosone. Daniela, a te la linea. Ciao, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. Si sono giocati 35 minuti qui allo stadio Fattori. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Una prima parte di primo tempo che è stata caratterizzata dall'espulsione del capitano della SPAL Gianni per un fallo da ultimo uomo sull'attaccante rosso-blu Raffaele Perna. Quindi la SPAL sta giocando già dal 26esimo in 10. Vi do lettura anche delle due formazioni: mister Perrone per la Pila Calcio mette in campo un 3-4-3, Sottosno tra i pali, Ligorio, Viva, Cusini, Pesoli, Bentaglia, Ceccarelli, De Francesco, Perna, Mancini, San Domenico con la posizione Savellone, Sanni, Vigoni, Bruno, Bulevardi, Milice, Vice, Triari, Valetta, De Sousa e Mancini. La SPAL invece ha stato per un 3-5-2 in panchina a posto del mister Leonardo Semplice, è andato Andrea Consumi, Leonardo Semplice che ha perso il papà in questa settimana, Branduani tra i pali, Gazzaretto, Ceccaroni, Gianni, Castagnetti, Beghetto, Lazzari, Cini, Zigoni, Schiavoni, Pinotta, di posizione Consumi, Bellemo, Cellini, Cottapava, Di Quinto, Gentile, Grassi, Codetto. Una bella partita, sicuramente gradevole dal punto di vista del gioco, un primo tempo che ha visto anche alcune occasioni di marca rosso-blu, soprattutto con San Domenico, poi c'è stato un risultato di costruzione che dice che questo per ora ancora fermo nel caso d'accordo, restituisco la regia, se non c'è qualche altra curiosità vi posso dare il dato degli spettatori. Al Fattori oggi ci sono 268 persone, 244 gli abbonati, 117 gli ospiti. Bene, grazie Daniela, buon lavoro anche a te. E il San Nicolò torna a calcare il sintetico del Gaetano Bonolis per la settima di ritorno del campionato di Serie D, girone F. Ospite dei biancazzurri è il Matelica, che arriva, ricordiamo, dal successo in extremis contro la Recanatese. Per le ultimissime ci colleghiamo con Jacopo Forcella. Sì, buon pomeriggio Elisa, è la partita che è iniziata da 8 minuti nel corso del primo tempo, punteggio sempre invariato, quello stadio Gaetano Bonolis 0-0 in questo anticipo di lusso del campionato di Serie D Girone F. Come detto, in campo il San Nicolò che affronta la seconda della classe, il Matelica che di punti ne ha 48 in classifica. Allora andiamo subito a leggere le formazioni, partendo ovviamente con gli ospiti di Aldo Clementi, che si schierano con un 4-3, anche se ci sono delle assenze importanti in casa: Biancorossa, Borgese e Giovannini squalificati, Pesaresi in dubbio fino alla fine, non ce la fa, va in panchina,
però il tecnico non rinuncia al modulo classico, Nobile tra i pali, difesa 4 da destra a sinistra con Girolamini, Borghetti, Girardi e Boscovic, i tre a centrocampo sono Frinconi, Perfetti e Francesco Esposito, il tridente formato da Iachetta a destra, Ilaria a sinistra e Vittorio Esposito, lo vero e proprio spauracchio che gioca da falso 9. 4-2-3-1 invece per il San Nicolò con Calore tra i pali, linea difensiva con Pretara, Brighi, Rapino e Mozzoni, i due frangiflutti sono Donatangelo e Petronio, poi Merlunghi, Moretti, preferito a Chiacchiarelli e Massetti alle spalle dell'unica punta che è Andrea Bucchi, arbitro dell'incontro il signor Davide Moro della sezione di Schio, 9 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra San Nicolò e Matelica. A te. Bene, grazie Jacopo e ricordo tra poco l'appuntamento sportivo con Diretta Stadio, in studio Andrea Costantini. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.